Allora, buongiorno a tutti, sono Federico Giannetti e oggi vi presenterò Worky, la startup vincitrice dell'ultima edizione di domenica scorsa dello Startup Weekend. In poche parole, noi siamo partiti da due problematiche. Una problematica relativa ai digital nomadi che hanno una necessità di spostarsi frequentemente all'interno di spazi di coworking in tutto il mondo. Dall'altra parte siamo partiti da un'altra soluzione, da un'altra problematica che riguarda i coworking space che hanno una necessità di riempire gli spazi vuoti derivanti dagli ingressi giornalieri. Quindi abbiamo pensato a una soluzione che sia un All Inclusive Membership Pass che consenta a tutti gli utenti della community di entrare all'interno dei coworking nel nostro network attraverso un unico abbonamento mensile. Questo consente dalla parte dei coworking di dare una frequenza a quelle che sono le prenotazioni solamente relative alle entrate giornaliere. Abbiamo pensato questo business model che si basi su un prezzo di mensile di 290 euro rinnovabile ogni mese e quindi i nostri utenti via app sottoscrivono questo abbonamento che presenteranno, una volta effettuato il check-in, si presenteranno all'interno della coworking station e noi pagheremo una check-in fee a un discounted rate al coworking network. Abbiamo validato questo business model e in soli 3 giorni abbiamo raggiunto l'83% che è intenzionato a comprare questo, l'83% dei digital nomadi, dei consumer, sono intenzionati a comprare questo prodotto. Di questi, 44 hanno già lasciato le mail per comprare l'abbonamento una volta implementata la piattaforma. Abbiamo fatto anche un'altra cosa, abbiamo validato un mercato dei coworking. In soli 4 giorni siamo riusciti a spostarci in 3 città italiane, Milano, Pavia e Roma, partendo da due città che erano Roma e Pavia, validate durante il coworking network della Startup Weekend. Il mercato, per comprendere tutto questo fenomeno, dobbiamo comprendere il mercato globale. Il mercato globale ha una valutazione intorno ai 5 miliardi. I digital nomadi nel mondo sono circa 25 milioni e i coworking sono 14 mila in tutto il mondo. In Italia, riferendoci al mercato italiano, sono circa 480 mila gli smart workers nel 2018 e i coworking space stanno crescendo ad un tasso del 30% ogni anno e attualmente sono 640. Da statistiche sappiamo anche che il 38% dei workers, dei lavoratori, lavorerà nei coworking entro il 2024. Per questo abbiamo anche analizzato i competitor e abbiamo trovato una nicchia in cui muoverci. Perché? Cosa succede? I competitor sono suddivisi in 2 tipologie. L'intermediazione a livello di aggregatore dei coworking, quindi un booking per i coworking, e un'altra tipologia di soluzione riguarda i coworking tradizionali, che sì, sono capillari in tutto il territorio, ma sono relativamente soltanto a una sede o 2 sedi all'interno della stessa città. Noi cosa facciamo? All'interno, muovendoci all'interno di quella nicchia di mercato, noi consentiamo a tutti i coworking che hanno un'unica sede fisica di entrare all'interno del nostro network, permettendo a tutti i digital nomadi di spostarsi capillarmente sul territorio. Questo è il motivo per il quale investire in noi, questo è il motivo per il quale, questa è la nostra vision. Noi siamo nati domenica, il 7 aprile, in pochi giorni abbiamo validato sia il lato consumer che il lato coworking e una volta raggiunti 1000 utenti vogliamo costruire un matching skill database che consenta una mappatura a tutti gli inquilini di Worky, di, per esempio una startup, di sapere dove lavora il freelancer all'interno di quella giornata, oppure un coworker dove lavora un digital manager che mi servirebbe. Una volta fatto questo, vogliamo includere tutti i traditional office all'interno del nostro network, tutti quelli che hanno una necessità, tutti gli uffici tradizionali che hanno una necessità di affittare un piccolo spazio solo per alcune giornate a tutti gli inquilini del nostro working network. Una volta fatto questo, vogliamo pensare a una soluzione che sia un premium pass per i businessmen che hanno una necessità diversa, quindi una necessità di spostamento molto veloce e di organizzare meeting all'interno di hotel e lounge bar, quindi pensare a una soluzione apposita per queste tipologie di persone. E una volta implementata questa soluzione, implementare Worky come un sistema di welfare per le aziende. Questo è il nostro team, io sono il CEO, c'è Michele Morabito che è il CFO, Daniela Agostini che è il CMO, Orazio Ciccozzi che è il CTO e Claudio Cronin che è il nostro UX designer. Questo è il nostro sito, andateci, visualizzatelo, iscrivetevi, lanceremo molto presto la nostra piattaforma, andate a visitarlo www.worky.it e grazie per l'attenzione.